Eccoci qua. Dove siamo arrivati? Eravamo qua a Midipresso Frim. Esattamente, esattamente. Quindi siamo a ridosso del DAF 45, giusto? Del DAF 20. 45A, sì. Benissimo, benissimo. Dove eravamo arrivati? A che punto era la discussione del Talmud che ci ha impegnato nelle ultime settimane? Si discuteva a margine della Mishnah da cui siamo partiti, del caso di una ktana, cioè di una minorenne, che ha fatto kiddushin da sola senza interpellare suo padre. E abbiamo visto che su questo argomento c'è una grossa controversia che è stata variamente interpretata fra Rav e Shemuel da una parte e Ulla dall'altra. Rav e Shemuel ritengono che ci sia l'achshosh be'kiddushin. E lì si discute se questo vale in tutti i casi o se vale solo quando c'è stato un shidduch. Perché? Perché temiamo che il padre sia stato o si sia coinvolto magari anche successivamente e abbia dato una sua approvazione a questo matrimonio. Ulla, invece, ritiene che questi kiddushin non hanno nessun fondamento. E lì anche lì si discute se soltanto nel caso in cui non c'è stato shidduch, e allora nel caso in cui c'è stato shidduch ci sarebbe da temere, o se Ulla esclude la validità di questi kiddushin in ogni caso. Queste sono, diciamo, le due posizioni fondamentali. Oggi parliamo di un caso diverso, del caso in cui il padre ha fatto i kiddushin non della propria figlia, ma del proprio figlio maschio senza interpellarlo. Mi sembra che viviamo in un'epoca di par condicio e qui ci siamo posti il problema a proposito della figliola, ce lo porremo anche a proposito del figliolo. Ma vediamo, lasciamo la parola alla Gemara. Anhu bei tre, quei due, dehavu kashatu hamra tutei zife bebavel, che bevevano il vino sotto i salici di Babilonia. Cosa dice Rashi a proposito di questi zife? Rashi dà due possibili interpretazioni. Tutte Sarà quello. i zife, siamo alle ultime righe. Lì qua. Tachat ilanei tzafzafa sheumin arava. Secondo la prima interpretazione si tratta di salici. Va bene? Si parla di tzafzafa a proposito della Aravà di Sukkot, per dire che la zafzafa, se vi ricordate, è un tipo di salice pasul, è verosimilmente il salice piangente che non possiamo utilizzare per il lulav, mentre l'Aravà è il salice, il cosiddetto vincio, si chiama in italiano, che è invece il salice kasher per Sukkot. Verosimilmente, dice Rashi, secondo la sua prima interpretazione, si tratta di tzafzafa e per questo in aramaico è chiamato zife. Lashon Acher, altra possibile interpretazione, dice Rashi, machzelaot netunot al gabei zizin haboltin birshut harabim. Si trattava di stuoie disposte, messe sopra dei pali che spuntavano nel suolo pubblico. Sono probabilmente qualcosa come dei pergolati, immagino io, una cosa di questo genere, va bene? Lashevet tachtein mipnei hachamah. Noi oggi patiamo il caldo, lo pativano anche i nostri chachamim in Babilonia, e quindi gradivano stare seduti sotto l'ombra di questi salici o di queste stuoie, di questi pergolati, chiamiamoli così, per difendersi dal sole. Cosa fanno due persone, due amici, due chachamim, che si trovano
a riposare, diciamo, all'ombra dei salici o all'ombra delle stuoie d'estate, cosa fanno? Bevono. Noi oggi siamo più morigerati, beviamo la Sprite, la Coca-Cola, loro bevevano il vino. E il vino sappiamo che ha anche un valore simbolico. E guardate che cosa succede. Questi due bevevano il vino. Shakal chad minayhu kassa de chamra. Uno dei due prese il bicchiere di vino, avlei le chavre, lo diede, lo consegnò all'amico, amar e disse, mikad shali beratich livri. Tua figlia è kidushata da questo momento con mio figlio. Kidushata vuol dire è sposata a livello di kidushin. È un mio neologismo, naturalmente, è sposata, la sposiamo con mio figlio a livello di kiddushin. Cos'è il kesef kiddushin in questo caso? Il vino. Ah, ok. Ma parliamo qui, evidente, qui parliamo del padre di lui, che conclude il matrimonio con il padre di lei, fornendogli i kiddushin, ma evidentemente senza aver interpellato il proprio figlio. Quindi è il caso speculare, è il caso speculare a quello che abbiamo visto tutte queste settimane, dove parliamo della sposa e di suo padre. Qui parliamo dello sposo e di suo padre. Va bene? Amar Ravina, entra in ballo Ravina, che è uno dei più grandi maestri delle ultime generazioni di Chachmei Talmud. Afillu le mande amar, chayshinan shema nitratzahav. Dice Ravina, e fra un attimo mi direte da che parte sta, anche secondo colui che dice che dobbiamo temere nel caso della sposa bambina che il padre abbia gradito, shemma nitratza ben lo amrinan. Non diciamo che il figlio potrebbe aver gradito. Cosa significa questa frase? Che anche tenendo conto dell'opinione di chi dice che nel caso della sposa bambina possiamo temere che i kiddushin siano validi perché il padre potrebbe ad un certo punto aver dato la propria adesione, ed è la posizione di chi? Essenzialmente di Rav e Shemuel, che sono machmirim, vi ricordate? Bene. Chiedono get, chiedono miun, e se c'è di mezzo un ibum chiedono anche la chalitza, vi ricordate la storia? Sì. Non arriviamo a dire, neanche secondo la loro opinione così rigorosa sulla bambina, che nel caso di un figlio maschio possa aver aderito a questo matrimonio. Insomma, questo matrimonio non è valido secondo nessuno, neanche secondo Rav Shemuel, che sono più rigorosi nel caso di una bambina. È chiaro? Chiaro. Direi di sì. Guardiamo cosa dice Rashi a partire dalle ultime righe della pagina precedente. Afilu le mande amar. Anche secondo chi dice, Rav Shemuel, tebat shenit kadsha shelo le da'ata via shema nitratzaha avam rinan. Anche colui che, anche secondo l'opinione di chi dice che nel caso di una bambina che abbia ricevuto kiddushin senza il consenso del padre, forse diciamo che comunque forse il padre potrebbe aver gradito, quindi parliamo di Rav e Shemuel che sono rigorosi, Shema nitratzaha ben lo amrinan. Non arriviamo a dire neanche secondo loro che c'è un timore che
il figlio maschio possa aver accettato. E quindi il matrimonio, questo matrimonio di cui qui stiamo parlando, non è valido secondo nessuno. Guardiamo Rashi, il primo Rashi della nuova pagina. Shemani tratzah ben bekiddushin shekiddesh lo ha'av shelo midato. Parliamo qui di kiddushin che il padre di questo bambino, di questo ragazzino, ha architettato, come abbiamo visto, senza il consenso del figlio. Lo aminan de av lo aminan. Noi non diciamo che è valido questo, che c'è un rischio di validità in questo matrimonio. Perché? Perché c'è una differenza tra figlio maschio e figlia femmina. A questo punto dobbiamo capire qual è la differenza. De av bekiddushei bito, perché se parliamo di un padre in rapporto alla prospettiva di kiddushin per la figlia femmina, bechol de uni chalei, gli sta bene qualsiasi partito, anche non dei migliori, perché c'è un proverbio in aramaico citato nel Talmud, forse l'abbiamo visto, mi sembra, all'inizio della sughi del capitolo, che fa anche rima, dettav le meitav tandu mille metav almelu. È meglio trovare comunque una compagnia alla figlia che le consenta di essere in due, piuttosto che rimanere alla stregua di una vedova, cioè piuttosto che rimanere... Meglio malaccompagnati che soli. Bravi. E quindi, se questa è la filosofia nei confronti di una figlia femmina, ecco che lì c'è maggior disponibilità del padre, cioè che lì il padre potrebbe aver acconsentito, e anche la ragazza, che evidentemente... Si è fatta questi kiddushin, evidentemente condivide questa preoccupazione di non rimanere sola. E partiamo dal presupposto che il padre nei confronti della propria figlia femmina sia molto più accondiscendente, quale che sia il partito matrimoniale che questa ragazza si è scelta. Aval gavra, ma se parliamo di un uomo, cioè di un figlio maschio, dayek venasev, sta molto più attento e poi si sposa. La ragazzina preferisce non rimanere sola e quindi prende quello che le capita, o quello che le passa il convento, diciamo così. Nel caso di un figlio maschio, no, il figlio maschio è molto più guardingo nelle sue scelte matrimoniali. Uven e no birshut aviv le kadesh lo isha. Bellissima questa frase. E il figlio, vedendo la cosa invece dal punto di vista del padre, il figlio non è una proprietà del padre fino al punto che questi possa decidere chi il figlio deve sposare. Se lo bishlichuto, se non una volta incaricato in questo dal figlio. Un padre che non sia stato nominato shaliach dal figlio a questo scopo non ha diritto di imporgli una scelta matrimoniale. Persino secondo l'opinione di chi è più rigoroso nei confronti della ragazza, perché, dice Rashi, con la ragazza c'è la preoccupazione che non rimanga sola. Preoccupazione che condivide sia lei che il suo padre. Chiaro? Chiaro. Amre lei rabbanale rabbinà. I Chachamim obiettano a Ravina, che su questo argomento l'abbiamo visto, è molto tranchant. Vedilma Shaliach Shavie. Magari il figlio ha nominato il padre suo Shaliach. Cosa ne sai che quei due che bevevano il vino alle ombre dei salici di Babilonia, quello che prende l'iniziativa di sposare il proprio figlio, non sia stato da quest'ultimo incaricato? Risponde Ravina e dice no. Lo chazif inish le shaviei le avu shaliach. Nessuno è così sfrontato da nominare il proprio padre shaliach.
Perché? Perché? Perché lo shaliach ha una funzione subalterna. Non è considerato kavod nei confronti del padre, che è il padre diventi shaliach del proprio figlio. Immagino io che sia così. Effettivamente, adesso non ho guardato tutti i commentatori, evidentemente, non ho trovato una spiegazione di questa frase, ma immagino che sia così. Lo shaliach è un caricato che esegue gli ordini del padrone, dell'incaricante. Non è il caso che il padre esegua gli ordini del figlio. Diciamo che in una società patriarcale l'affermazione può essere comprensibile. Vedilma arzuye arzei. Magari possiamo tradurre in italiano lo ha abbindolato. Cosa vuol dire lo ha abbindolato? Ma chi è chi? Il padre e il figlio? Chi è chi? Su questo c'è divergenza di interpretazioni fra i rishon. Rashi dice, lo vediamo subito, Vedilma arzuye arzei, vuol dire lo ha abbindolato, oppure lo ha convinto, gliel'ha fatta piacere. Forse questo vuol dire rizui, no? Rashi spiega ben kamei avi, il figlio nei confronti del padre. Quindi Rashi si immagina un quadro dove non c'è stata una shelichut formale, perché abbiamo detto che non è kavod del padre accettarla dal figlio, ma magari il figlio si è anche solo limitato a lodare davanti al padre questa fanciulla, va bene? Ve chi l'ha lodato se uchafetzma, e gli ha fatto capire di essere interessato a lei. Ve havna asalo shaliach me'elav, e il padre è diventato suo shaliach senza incarico formale da parte del figlio, automaticamente, per il principio vezachin le adam shelo befana. Voi sapete che c'è un principio nella halakha che dice che se io so di fare un beneficio ad un'altra persona, sono autorizzato a farlo anche se non ho ricevuto in questo un incarico formale dalla persona stessa. A condizione che si possa essere certi che venga apprezzato post factum. Qui la Gemara, secondo Rashi, la Gemara ipotizza una situazione di questo genere. Per cui il padre a un certo punto ha sentito parlare così bene di questa ragazza da suo figlio che ha preso l'iniziativa da solo di fargliela trovare in moglie. In base al principio Zachin le Adam shelo befana, si può beneficare una persona anche senza la sua presenza. Altri rishonim, il Rid, il Meiri, interpretano all'inverso, che il soggetto della frase non è il figlio nei confronti del padre, ma è piuttosto il padre nei confronti del figlio. Cioè che il padre ha abbindolato il figlio, che il padre ha cercato di convincere il figlio della bontà o della bellezza di questa ragazza, finché il figlio ha accettato di sposarlo. In un modo o nell'altro si cerca la possibilità di quadrare la questione, insomma. Amar lei Rabba Bar Shimi, gli disse Rabba Bar Shimi a chi? Evidentemente ai Chachamim. Beferush amar mar dello savar leha de Rabu Shmuel. Chiaramente Ravina ha detto, mar qui è un kinui di Ravina, chiaramente Ravina ha detto che non condivide la posizione di Rav e Shemuel, neanche a proposito della ragazza, tantomeno a proposito del figlio maschio. Qui evidentemente è tranchant la cosa.
non cercare di arrampicarti sugli specchi, dice Rabba Barashimi ai Chachamim, che pongono le questioni a Ravina, non cercate di arrampicarvi sugli specchi, Ravina me l'ha detto chiaramente, che per lui non c'è Chashash Kiddushin a proposito di lei e tantomeno a proposito di lui. Cosa dice Rashi in proposito? Mar dice che è Ravina, va bene? Beferush, shamati mimeno dell'ossava leidera lideravushmu. Io ho sentito chiaramente da lui che non condivide l'opinione di Rav e Shemuel, per cui ci sarebbe l'achshosh di questi kiddushin, se non altro a proposito della fanciulla. Ecco, de appunto de choshashin o de en choshashin, a seconda di come leggiamo la frase, shema nitrazav, per il rischio che il padre possa nel frattempo aver dato la sua approvazione. Vechol sheken le shema asao a ben shaliach. E tantomeno Ravina è d'accordo sul rischio che il figlio possa aver nominato suo padre, suo shaliach. Insomma, i kiddushin non sussistono né in un caso né nell'altro. Ella imken shamanu, ella imken shamanu. A meno che non abbiamo sentito il figlio fare questa dichiarazione. Non siamo autorizzati, se già a proposito della ragazza, non siamo autorizzati a pensare che il padre abbia in qualche modo condiviso il matrimonio, nel caso del figlio non pensiamo che possa aver condiviso l'atto del padre. A meno che non gliel'abbiamo sentito fare, ma allora è un discorso diverso. Udeka amar afilu le mande amar. E quando Ravina, esprimendosi, come abbiamo visto, dice neanche secondo l'opinione di Rav e Shemuel, non significa, dice, neanche lontano, dice Rav Shimi, non si, Rav Shimi, non neanche lontanamente che Ravina possa condividerla. L'irvacha de milta. Qui Ravina si è espresso ad abbundanza, l'irvacha de milta. Anche se volessimo prendere in considerazione vagamente l'idea di Rav Shemuel, per la proposito della ragazza, nel caso del ragazzo è assolutamente impossibile. Però, dice Barshimi, Rabba Barshimi, questo non significa che possa neanche lontanamente Ravina condividere l'opinione di Rav e Shemuel. Chi echi dil kablei minei ka'amarachi. Attirato in ballo l'eventualità di Rave, di accettare Rave Shemuel, non perché ci creda, ma semplicemente per far sì che le sue parole poi fossero accettate. Cioè, si è espresso in modo da mettersi dal punto di vista di un interlocutore che su questo argomento potrebbe non pensarla come lui. E gli dice, anche se tu la pensassi come Rave Shemuel, bada bene che io non la penso così, nel caso di un maschio è comunque escluso ogni discorso. È chiaro? Okay. Bene. Si racconta a questo punto di un'altra questione simile che però riguarda la ragazza, in questo caso, sul quale Ravina ha dato il suo parere. Ahu gavra de kadish bechisha de yarka beshuka. Quell'uomo che ha fatto kiddushin con una ragazza con un mazzo di verdura al mercato. Abbiamo prima parlato di kiddushin pagati attraverso un bicchiere di vino, qui parliamo di kiddushin pagati attraverso un carciofo. Al mercato, per di più. Dice Rashi, Bechisha Aguda, Aguda, cioè un mazzo di verdure, Uktana Shelole Data via Abai. E si è trattato ovviamente di una ragazzina minorenne senza il consenso del padre. Amar Ravina, e di nuovo Ravina dice,
Afilu le mande amal Hoshishin, Shemani Trazahav, anche secondo l'opinione di chi dice che dobbiamo essere rigorosi per il timore che il padre possa aver dato ad un certo punto il suo assenso a questo matrimonio, cioè Rav e Shemuel, Anemile derech kavod. Rav e Shemuel sono disposti a convalidare questo matrimonio a condizione che sia stato fatto in modo dignitoso per la fanciulla. Aval derech bizayon, lo. Ma se invece è stato fatto in modo, diciamo così, per cui la ragazza viene disprezzata, anche Rav e Shemuel a proposito della ragazza diranno di no. Amar lei Ravacha mi difte, li Rabinà. Ravacha da difte chiede a questo punto un chiarimento a Rabinà. Bizayon de mai. Di quale atto spregevole nei confronti di chi? Quando tu dici che persino secondo l'opinione di Rav Shemuel questo matrimonio non è valido, se è stato fatto in modo spregevole per la ragazza, a quale tipo di spregio ti riferisci? I bizayon de yaka o bizayon de shuka? Ti riferisci al disprezzo derivante dal fatto che i kiddushin sono stati fatti con un carciofo? O al disprezzo del fatto che i kiddushin sono avvenuti al mercato e non in casa? Quale sarebbe la differenza? L'interlocutore Ravacha chiarisce meglio la sua domanda. Ibizayon de su nafkamina de kadish bechaspa beshuka o bechisha de yaka beveita. La differenza può essere data nel caso in cui questo sposo ha fatto i kiddushin con del denaro o con dell'argento al mercato, oppure con il carciofo dentro la casa. A seconda di quale delle due cose intendi per bizayon, intendi per atto spregevole nei confronti della ragazza, il matrimonio potrebbe ancora essere valido secondo Rav Shemuel. Domanda Ravacha a Ravina. Mai. Amar lei, Ravina gli risponde, tranchant, ide ve ide derech bizayon hu. L'uno e l'altro sono comunque atti spregevoli. Quindi anche da qui vediamo che Ravina è molto guardingo nei confronti dell'opinione di Rav Shemuel per non dire che non la condivide. Tende a trovare tutti gli elementi possibili per poter dire che questo matrimonio non è valido. Ma il carciofo... Carciofo è una battuta mia, eh? Chiccia di Arca vuol dire un mazzo di verdure. Beh, chave prutà. Casco di insalata, per modo di dirmi. Ho capito, però chave prutà. La regola è quella. Sì, d'accordo. D'accordo, però c'è tutto il resto intorno, Qui parliamo di una ragazzina, se c'è stato il consenso del padre. Giusto, certo. Lì, è lì che nascono i problemi. Chiaro. È chiaro. È lì che nascono i problemi. Se fossero due adulti, non comunque, ci sarebbe. Cioè, lui tira in ballo anche il bizayon, cioè il senso di disprezzo che questa ragazza può aver provato nel fatto che questo sposo non ha trovato meglio che un carciofo da dare per i suoi kiddushin, ovvero magari abbia anche dato dei soldi, ma li abbia dati al mercato, incontrando questo signore alla bancarella del mercato, invece che farlo con cavolo a casa sua. Comprensibile. Sì, va bene. Altro caso, vediamo qui se c'è un... Sì, c'è un rashi. Idi veidi... con uno dei due è comunque bizayon, che sia il bizayon della verdura o il bizayon del mercato. Altro caso, è interessante anche questo. Ahu de amar likrivai, vei amra likriva.
Si tratta di due coniugi che discutono del destino della propria figlia. Il padre dice: voglio che sia sposata con un parente mio. E la madre dice: voglio che sia sposata con un parente mio. Lui dice: li crivai con i miei parenti, sottinteso che nostra figlia sia sposata, venga sposata da uno dei miei parenti. Vei amra li criva, qui c'è uno spostamento di persone, ma il senso è chiaro. E lei, la madre, ha detto invece la stessa cosa, ma in riferimento a un parente di se stessa. Come spesso succede nelle migliori famiglie, e smentitemi se avete la forza, caftei ad amalei te vei li criva, che lei lo ha legato finché lui ha detto va bene che sposi un parente tuo. Insomma, legato. Lei nella discussione fra i coniugi ha avuto la meglio, sia pure con la forza. Come sempre. Ho detto, se avete la forza di smentirmi, sono ben felice di sentirla smentita, ma non mi sembra che abbiate questa intenzione. Addeach le vesciate. Cosa hanno fatto a questo punto questo padre? Ha indetto un banchetto durante il quale avrebbe annunciato il kiddushin della figlia con un parente della mamma, secondo gli accordi, per così dire, democraticamente presi fra i due. Non lo ha ancora fatto. Forse non solo gli accordi, forse aveva intenzione durante questo banchetto ad un certo punto di prendere il kiddushin per la figlia da parte di questo parente della mamma. Adeach le vesciate, colpo di scena, mentre stanno mangiando e bevendo, ata krivei de igra ve kidesha. Arriva un parente di lui sul tetto, sull'attico, sul tetto, cioè in un posto, diciamo così, dove non l'avrebbero visto, e ha dato i kiddushin alla ragazza. La cosa viene sottoposta al giudizio di Abayei. Ma prima di guardarlo, lasciamo un po' di suspense, ci guardiamo. Rashi. Uamar likrovai, ma se ayash aish amar latet bitok tana likrovo, ovviamente si parla di una figlia piccola, di una minorenne, ovvio questo. Va bene? E il padre aveva formulato l'idea di darla in sposa a un parente di lui, veishto amra sheitenena likrova. Mentre la madre ha detto no, voglio che sia data a un parente mio. Kaftei, Rashi dice, ichri hattu, lei ha costretto lui, veodala, e lui le ha riconosciuto, le ha ammesso, insomma, ha accettato l'etità likrova di dare la figlia a un parente di lei. Veasus udale ribat hitu. E hanno fatto un banchetto per la gioia del matrimonio, vesimnu et kroven, al quale hanno invitato i loro parenti da una parte e dall'altra. Beigra, dice Baalia, sul tetto o al piano superiore della casa, è arrivato un parente di lui, bekidisha, e ha dato i kiddushin alla fanciulla direttamente, bassete, di nascosto. Ve'adain lo kibel av kiddushin mikarov shel ishto. Quando ancora il padre non aveva preso i kiddushin dal parente di sua moglie, come secondo gli accordi. Va bene? Okay. La cosa, torniamo alla Gemara, viene sottoposta al giudizio di Abayei, il quale dice: qual è il problema? Possiamo immaginare che questo padre, perché sia valido questo matrimonio fatto di nascosto, bisogna che il padre abbia espresso un parere positivo. Ed esprimere un parere positivo significa venir meno alla promessa che lui precedentemente aveva fatto alla moglie. Giusto? Sì. Abayei dice no. Ktiv è scritto Sherit Israel lo yasu avla ve lo yedavru chazav.
Gli ebrei sono persone oneste, quello che dicono fanno. Non cambiano idea in corso d'opera. Non faranno ingiustizie e non diranno falsità, letteralmente. Se questo padre si è impegnato con la moglie affinché la figlia sposasse un parente di lei, escludiamo categoricamente, dice Abaye, che di fronte a questo fatto compiuto possa aver cambiato parere e aver dato il suo assenso post factum al fatto compiuto. Insomma, questo matrimonio fatto in segreto dalla figlia nell'attico con il parente di lui non ha nessun valore, dice Abaye. Ravà, anche lui è arrivato alla stessa conclusione, ma per una via diversa. Ravà amar, chazaka en adam toreach baseuda umafsida. La spiegazione di Ravà è molto più pratica, molto meno idealistica di quella di Abaye. E dice, Ravà, partiamo dal presupposto che un uomo non spenda i suoi soldi per organizzare un banchetto per nulla. Chazaka, una persona non si affatica nell'organizzare un banchetto per poi mandarlo alla malora. Quindi Ravà arriva alla stessa conclusione di Abaye, che il matrimonio fatto di nascosto non ha nessun valore, nel senso che il padre certamente non ha dato a posteriori il suo assenso. La motivazione di Ravà è diversa però da quella di Abaye, non per motivi morali, ma per motivi economici. Il padre non può aver dato il suo assenso a questo matrimonio dopo aver organizzato un banchetto nell'altra direzione. È chiaro? Sì. Mai ben aiuto, domanda la Gemara. Qual è la differenza fra i due approcci, dato che apparentemente arrivano alla medesima conclusione? Ica benayu de lotarach. La differenza consiste nel caso in cui il padre non ha organizzato il banchetto. Secondo Abaye, che fa dipendere tutto da motivi morali, anche se il padre non ha organizzato il banchetto, non ha fatto spese, partiamo comunque dal presupposto che non abbia cambiato la sua idea originaria e che quindi questo matrimonio fatto di nascosto alla chetichella non ha nessun valore. Perché non può esserci comunque stato un'approvazione del padre. Secondo Ravà, il quale dice invece che il motivo per cui il padre, per cui possiamo presumere che il padre non abbia cambiato idea, è solo una ragione economica. Se questo motivo economico viene meno, nel senso che il banchetto non c'è stato, non è stato organizzato, e il padre non ha avuto spese, non ci ha messo di suo, allora possiamo ancora pensare che abbia convalidato a posteriori questo matrimonio, che quindi questo matrimonio fatto di nascosto possa essere in realtà valido. È chiaro? Sì. Vediamo cosa dice Rashi su questo. Lo yasu avla, questa è la motivazione di Abaye, ve lo chayshinan beha shema nitratzav, e quindi non temiamo nel nostro caso che il padre possa aver accettato questo matrimonio fatto dalla figlia di nascosto, de lo adar beimi di bure, perché partiamo invece dal presupposto che il padre non abbia cambiato la parola data. Se si è impegnato con la moglie a far sposare la figlia a un parente di lei, non può aver cambiato idea e quindi non può aver accettato quest'altro matrimonio. Ravà amarta amaharina. Ravà arriva alla stessa conclusione, ma ne dà un'altra motivazione. Devadai lo nitrazza, certamente il padre non ha accettato questo matrimonio della figlia di nascosto, ma per un'altra ragione. Dechevande tarach ai avia bat la sozeuda, dal momento che il padre della bambina ha faticato, cioè ha investito, noi diremmo noi oggi, per fare questo banchetto, non lo manda alla malora. Okay. E la differenza è fra i due approcci, sebbene arrivino alla stessa conclusione,
la differenza nel caso dell'otarach, in cui il padre non abbia investito, la sozeuda, le abaye mikevande odela, secondo Abayei, dal momento che lui si è impegnato con la moglie, tu lo hadat. Certamente non recede, non torna indietro. Veloha ishinan se manitrazza. E quindi continuiamo a non temere che lui possa aver accettato il matrimonio fatto dalla figlia di nascosto. Ma secondo Rava, che spiega tutto in termini economici, una volta che l'investimento da parte del padre non c'è stato, che non ha avuto perdite economiche, possiamo pensare che alla fin fine possa aver accondisceso a questo matrimonio della figlia, anche se non era secondo gli accordi originali tra i coniugi. Interessante questa cosa, no? Sì. Qual è l'impressione che avete dallo studio di questa sughia? È che se... No, se mi riferisco alla consenso dato... Mi riferisco alla Lacha. Sì, secondo poi l'opinione di Ravà, praticamente il consenso che ha dato alla moglie è un consenso. Ah, tu parli di Ravà dell'ultimo, sì. Sì. Ma la figura dominante qui è la figura di Ravina. Tutta la sughia è essenzialmente a favore dell'idea che questo matrimonio non sia convalidato. L'impressione è che la lettura di questi tre casi, a volo d'uccello, insomma, presi in generale, con questo il Talmud voglia portare, chiamiamolo il suo lettore, alla conclusione che tutti questi matrimoni fatti da minorenni senza l'assenso del padre, senza un chiaro assenso del padre, o senza un chiaro assenso delle parti, diciamo così, volendo estendere il discorso il più possibile, non siano validi. E vi ricordate che a suo tempo, studiando i dapim precedenti, abbiamo detto che la halakha è secondo Ulla, a proposito della ragazzina, che il matrimonio non è loco sheshi. Non si fa né get né miun, non c'è bisogno di nulla perché partiamo dal presupposto che il matrimonio sia vano. Vi ricordate? E avevamo detto a suo tempo che i poskim decidono così perché l'ultima parola in realtà è quella di Ravina. E su questo ci informeranno le Tosafot che ci accingiamo a studiare. Ma prima di studiare le Tosafot dobbiamo studiare a parte una delle fonti che le Tosafot citano e che viene fuori nel discorso, ovviamente. È una Gemara in Gittin, Daf Kafchet. La studiamo, sono poche righe, con un Rashi, lo studiamo velocemente. Ramelei Abayei le Rabba. Abayei fa notare una contraddizione a Rabba. Parliamo di divorzi, quindi ci trasferiamo in un ambito diverso, anche se per certi aspetti simile, perché comunque si parla di vita matrimoniale. Tenan si insegna a questo proposito in una Mishnah. Ammeviget veinnicho zaken ochole. Colui che è stato incaricato di portare un get alla moglie che si trova in un'altra città rispetto al marito. Veinnicho zaken ochole. E quando è partito dalla città del marito col get, lo ha lasciato anziano o ammalato, per cui potremmo temere che durante il viaggio dello Shaliach questo signore sia pegariato. E la regola è che en get le acharmita, che il get non vale nulla dopo la morte di lui. La Mishnah dice notenla. Il get lo consegna comunque alla moglie. Bechezkat sheukayam, partendo dalla presunzione che il marito in quel momento sia ancora vivo e che quindi il get sia valido.
Mi avete seguito? Il problema qui è la presunzione di vitalità del marito. Urmino. Attenzione, c'è un'altra fonte che sembra contraddire questo discorso. La fonte nuova dice Arese Gitech. Se il marito dice alla moglie questo è il tuo get, a partire Sha'achat Kodem Lemitato, a partire da un'ora prima della sua morte, cioè della mia morte, abbiamo già visto prima che nello stile dei nostri Chachamim c'è sempre confusione fra il discorso diretto e il discorso indiretto. Il marito dice alla moglie questo è il tuo get, ma vale, ritieniti divorziata a partire da un'ora prima della mia morte. Evidentemente le vuole risparmiare di boom, batte la pesca. Vuol fare in maniera che nel momento in cui lui muore questa donna abbia già lo status di divorziata. Questa fonte dice che in questo caso assurale chol bitruma miyad. Nel caso che lui sia Cohen, voi sapete che la moglie, per quanto non sia figlia di Kohanim, se sposa un Cohen, acquisisce dal marito il diritto di mangiare la terumà. E questo diritto viene meno nel momento in cui il matrimonio viene sciolto. Ebbene, qui questa fonte dice che questa donna non può più mangiare la terumà da quel momento. Decorrenza immediata. Perché decorrenza immediata? Perché nessuno può sapere quando gli scade il passaporto. Come si può escludere che il marito non sarebbe già morto dopo un'ora? È come il Tachanun. Come dici? Come il? Come il Tachanun che si dovrebbe fare tipo il giorno prima. Quindi questo è uno dei motivi per cui il Tachanun si fa tutti i giorni, perché nessuno può sapere, conoscere in anticipo il giorno della propria morte. Qui lo stesso, il marito non può sapere, non può conoscere in anticipo il momento della propria morte. E quindi se dice alla moglie, questo get, considerati divorziata a partire da un'ora prima della mia morte, il get decorre immediatamente. E questo è in contrasto con la Mishnah che abbiamo studiato un attimo fa, che dice invece, un apparente contrasto, adesso vediamo, che dice che se lo Shaliach porta il get a una donna oltre mare, lo consegna comunque presumendo che il marito sia ancora vivo. Insomma, perché in un caso presumiamo che il marito sia vivo e nel secondo caso temiamo che il marito muoia? Questa è la domanda. C'è un'apparente contraddizione fra le due fonti, giusto? Sì. C'è tutta una discussione nella Gemara che vi risparmio. La risposta che ci interessa a questa interrogazione è quella che viene da Ravà. Rava Amar, c'è una differenza fra le due fonti. Shema met lo chayshina. Shema yamut chayshina. Non temiamo che possa essere già morto, ma temiamo che possa morire in futuro. Cosa significa questa risposta? Nella prima fonte il problema è Shema met. Il marito potrebbe essere già morto nel momento della consegna del get da parte dello Shaliach. E su questo dice Rava lo chayshinan. Non partiamo da questo presupposto. Perché? Perché una persona che abbiamo lasciato viva fino a prova contraria ha la chazkat chayim. È nella presunzione di essere ancora viva. Ma questa presunzione riguarda solo il passato. L'eventualità di un evento, di qualcosa di già avvenuto, che noi non prendiamo in considerazione. Ma se parliamo di un qualche cosa che potrebbe avvenire in futuro, allora la Chezkat Chaim non c'entra più niente.
e Haishinan. Nel secondo caso temiamo che il marito in futuro possa morire in tempi brevissimi. Perché qui non c'entra più la Chizkat Chaim. La Chizkat Chaim riguarda solo il passato, ma non il futuro. Nessuno può essere sicuro che fra un'ora è ancora vivo. Scusate la brutalità dell'affermazione, ma è così. Se parliamo del passato, ok, una persona vive, partiamo dal presupposto che sia ancora viva, che sta bene. Ma se parliamo del futuro, nessuno può mettere la mano sul fuoco. Posso chiedere una cosa? Guardiamo Rashi, prima di così chiudiamo questa, diciamo, questa parentesi, perché questo poi ci è utile. Shem Mamet lo Haishina, dice Rashi, poi sentiamo, poi sento cosa qui dici. De Okminan Achazaka Shein Michochai. Perché nel primo caso, il Get consegnato dallo Shaliach oltre mare, noi mettiamo lui, cioè il marito, nella chazakah che lo Shaliach l'abbia lasciato ancora vivo. Degabei Kohen Shalach Mimdinat Hayam, che van shelo geresha enane esere. E se parliamo di un Kohen che si è recato in un paese d'oltre mare, finché non abbiamo la prova che abbia divorziato, la moglie non ha la proibizione di mangiare la terù. Ella imken met, a meno che il marito non sia morto. Questo per quanto riguarda la prima fonte. Aval zo se noten la get al menace yachul sha'achat kodem lemitato. Ma nella seconda fonte, dove si parla del marito stesso, che consegna il get alla moglie alla condizione che valga a partire da un'ora prima della morte di lui, le shema yamut miyad vadai chashina. Per l'eventualità che possa morire immediatamente, qui certamente abbiamo il timore. Dell'omera la la chazaka be'ach. Perché non c'entra nulla con la chazaka di vitalità che riguarda invece il passato. È chiaro? Sì. Dimmi che cosa volevi sapere. No, la risposta della poi domanda guardiamo in questo Rashi, perché io mi domandavo se una vedova di un Cohen possa ancora mangiare la Truma oppure no. E sembrerebbe di no. No, ma questo è scritto nella Torah, la Brasha di Emor. A meno che non abbia dei figli. Allora se ha dei figli, ti ricordi che abbiamo studiato? In virtù dei figli lei resta ancora legata alla famiglia sacerdotale. Questo me l'ho chiesto perché mi ricordavo qualche cosa. Esatto. A questo volevi sapere. Sì. Certo. Cioè, a meno che non abbia dei figli, ma qui non entriamo adesso in tutta questa casistica. Certo. Va bene. Ok, a questo punto possiamo Vesera in là, dice. Se non ha figli, allora a questo punto lei si scioglie completamente dalla famiglia della famiglia del Cohen e quindi non ha più diritto a mangiare la teruma. Oh, abbiamo qui un lungo Tosafot, è un Tosafot molto decisivo questo. Non difficile, è un Tosafot molto decisivo e se avete pazienza lo studierei, non è, si ripete anche, in molti punti si ripete. Beferush amar mar lo svira lei le adishmuel. Si riferisce alle parole di Rabba Bar Shimi che testimonia di aver sentito Ravina dire che non condivide l'opinione di Rav e Shemuel. Il quale Shemuel più sopra aveva detto che dobbiamo temere che il padre possa aver dato a posteriori la sua approvazione al matrimonio della figlia piccola. La Rishon, al primo marito, vi ricordate? Questa è una citazione della Gemara precedente. Uferesh Bakuntres, e qui Rashi spiega, De Haino Ravina, che si riferisce a Ravina, questa frase della Gemara,
De lo Saval di Shmuel, che non condivide l'opinione di Shemuel. E Afal Gav de Kama Ravina, e anche se abbiamo visto che Ravina dice Afilu le mande amar de Chaishinan, Shemani Trazahav, anche secondo l'opinione di chi ritiene che si debba temere che il padre possa aver condiviso il matrimonio della figlia, in realtà la Gemara qui continua dicendo, non partiamo dallo stesso presupposto per quanto riguarda il figlio maschio. Ebbene, lav, diceva Rashi, lav mishum di Svira Leache. Ravina non tira in ballo l'opinione di Rav Shemuel perché la condivide. Ella l'irvacha de milta naktel, abbiamo visto prima in Rashi, ma lo dice ad abbondanza per venire incontro ad un eventuale interlocutore che potrebbe invece pensarla come Rav Shemuel. Ma lui certamente non condivide la loro opinione. Ufasak Rav Ilfas, fin qui il commento di Rashi citato dalle Tosafot, e adesso le Tosafot citano i poskim del loro tempo. Ufasak Rav Ilfas uvasheiltot de Rav Achai, e Rav Ilfas, cioè l'Alfasi, il Rif, e le Sheiltot de Rav Achai Gaon, e i Geonim sostanzialmente, hanno stabilito de Ilcheta ke Ravina, che la halakha segue il parere di chi? Di Ravina, de Hubatra, perché è l'ultima generazione dei maestri del Talmud, abbiamo la regola generale che halakha ke Batra è. Sono quelli che raccolgono tutto lo studio precedente e quindi formulano un parere che è considerato autorevole e vincolante. Quindi Ravina la pensa come? Ricordate che avevamo detto a suo tempo che Ravina, che la halakha va secondo Ulla perché Ravina lo sostiene, e qui ne abbiamo la prova. Cioè che questo matrimonio non ha nessun valore, né a proposito della figlia, né a proposito del figlio. Vesof oraya, non solo, ma appunto Ravina è l'ultima generazione prima che si interrompesse l'insegnamento talmudico. Verabba bar Shimi name savar kevatei. E dalla nostra sughia vediamo che dal modo con cui Rabba bar Shimi presenta le sue parole dicendo beferu shamar Ravina de lo savar lea de Rav Shmuel, è evidente che anche Rabba bar Shimi la pensa come lui, nello stesso modo. Velo chayshinan shemani trazaa. E quindi non abbiamo nessun timore che il padre possa aver consentito. Ve en tsarich lo get velo miun. E con buona pace di Rav Shmuel non c'è bisogno né di get né di miun, come già diceva Ulla. Va filu shidchu. Persino se ci fosse stato in precedenza uno shidduch. Abbiamo visto che su questo c'erano già dei dubbi nella sughia passata. Ve'af al gav, ecco, de mat magmara le'el. E anche se la Gemara domanda più sopra, ve'af al gav de shidchu, forse che si possa non temere il consenso del padre sebbene abbiano fatto il shidduch, il dubbio è che una volta fatto il shidduch il padre potrebbe benissimo essere venuto a conoscenza del matrimonio e averlo approvato. Miu ika de amre e non so perché. Ma la seconda versione di Ulla, questa era la prima versione di Ulla, la seconda versione di Ulla, quella introdotta dalle parole ika de amre, se vi ricordate, non la pensa così. Cioè pensa che il matrimonio non sia valido neanche se è avvenuto il shidduch. Veimken, colpo di scena, vi ricordate Rabbenu Yitzchak nel Tosafot di quella pagina cosa diceva? Diceva che Ulla choshesh nel caso di shidduch. Che quanto Ulla dice se lo Hosheshim vale solo nel caso in cui il shidduch non sia avvenuto. Non so se ve lo ricordate. Adesso questa è l'opinione di Rabbenu Yitzchak nelle Tosafot. Qui le Tosafot lo capovolgono.
evidentemente abbiamo qui una prova che le Tosafot sono composte da maestri diversi, ciascuno con la sua opinione. Non è un monolite, diciamo così. Monolite. Ve'afa, dunque, come dicevamo qui, dove siamo qui? Ve'ilken en sarich lidchok ul faresh ma sheperesh rabbeinu Yitzchak le'el. E perciò non c'è bisogno di spingersi a spiegare come ha spiegato Rabbi Yitzchak più sopra, il quale diceva che l'opinione facilitante di Ulla si applica solo nel caso in cui non è avvenuto il shiduch. No! Afillu miune nazricha davka echa dello shidchu. Rabbeinu Yitzchak più sopra aveva spiegato che Ulla, quando dice che non c'è bisogno neppure del miun, si riferisce solo al caso in cui il shidduch non sia avvenuto. Teika le meimar che Moshe peresh bakuntres umaire afilnu beshidchu. Invece dobbiamo accettare il commento di Rashi lì, che diceva che Ulla si riferisce con la sua opinione facilitante anche nel caso che il shidduch sia avvenuto. Quindi qui le Tosafot, questo Tosafot contraddice il Tosafot precedente di Rabbi Yitzchak. Ve'im ishum de matma gemara ve'af al gav de shidchu. E se tu mi tiri fuori questa domanda, questo dubbio della gemara, che domanda, forse che Ulla pensa quello che pensa in senso facilitante anche se è avvenuto il shidduch? Ika le meimar de meika de amre ve'elach it le svaracher. Dobbiamo dire che questo si riferisce al passo precedente della gemara. Ma dal momento in cui successivamente la Gemara introduce il parere di Ulla con l'espressione Ica de Amre e non fa più differenze, da quel momento in poi la Gemara ha cambiato parere. Umistama zo hi da afilu beshidchu enatzri chamiyun. E dobbiamo presumere che questo sia il parere definitivo della Gemara, che sebbene sia avvenuto, anche se è avvenuto il shidduch, comunque questa ragazza non richiede né get né miun, sharek mochen ka amar Ravina, perché questo è anche quello che dice Ravina qui. Ve'od pasak ve'sheiltot di Rav Chai. Oh, nelle sheiltot di Rav Chai Gaon troviamo un altro caso simile al nostro. Biktana she'alach avia limdinat hayam. Una bambina piccola, il cui padre è partito per le Maldive. Shei Rav Chai stabilisce la halakha, shei yechola leitkadesh miderabanan, che può questa ragazza in assenza del padre, che però è ancora vivo, farsi il suo matrimonietto miderabanan. Quindi il matrimonio miderabanan è valido come tutti i matrimoni fatti a proposito di una ketana in assenza dopo la morte del padre. Il caso famoso in cui la mamma o i fratelli la destinano in moglie per toglierla dalla strada. Vi ricordate che ne abbiamo parlato tante volte? Infatti lo dice che din yetoma della, con la stessa regola che si applica a un'orfana priva di padre. Quindi Rav Chai pasca che anche se il padre è vivo ma assente, questa ragazzina può comportarsi come se il padre fosse morto e quindi farsi da sola un matrimonio miderabanà. Perché? Detiknu rabbanan kiddushin mishum efker. Perché questo tipo di matrimonio per la bambina è stato autorizzato, istituito dai chachamim per evitare l'efker, che questa bambina diventi restul ius, che questa bambina finisca per la strada, come dicevamo. Vezo se alacha via l'imdinata yam, reikito mammi su mefker. E questa bambinetta, il cui padre è partito per le Maldive e non sappiamo più dov'è, ha lo stesso din di un'orfana dal punto di vista del rischio che corre di finire per la strada. E quindi dobbiamo, come autorizziamo il matrimonio di lei
in caso di morte del padre, dobbiamo utilizzarlo anche in caso di semplice assenza del padre. Ve'arav Rabbi Menachem Miyuni eno mode badavar. Arav Menachem Miyuni, chissà chi è questo, non è d'accordo. Si racconta del caso di uno che è partito per una terra lontana, velo bat ketana, e aveva una figlia minorenne, venit kadsha abat, la figlia si è sposata, ve asar harav Rabbi Menachem Miyuni le kaema, e Rabbi Menachem ha espresso parere contrario alla convalida di questo matrimonio. Ve'amar, ed ha detto, Chayshinan shemaye kaddeshenna avia le'ish acher. E ha detto come ha giustificato la sua posizione, dicendo, temiamo che il padre, là dove si trova, non sappiamo dove, possa nel frattempo aver combinato per lei un matrimonio con un altro uomo. Bamakom sheu, venimza, base alea beisure shetish. E a questo punto quest'altro uomo, quest'altro ragazzo che lei ha deciso di sposare qui, ha rapporti con lei come se fosse un adultero. Veshalach lo Rabbeinu Tam. E Rabbeinu Tam ha risposto a Rabbi Menachem, Lidvarecha, secondo il tuo modo di ragionare, gli dice, im meta av imdinat hayam, ite aser lechol adam leolam. Se il padre muore là dove si trova, oltre mare, forse che questa ragazza rimarrà proibita a qualsiasi uomo per l'eternità? Shema kidesha via imdinat hayam, ven anu yodeim lemi. Per il solo fatto che il padre potrebbe averla kidushata nel posto in cui si trova e noi non siamo in grado di risalire a chi? Ve'eshiv Rabbeinu Menachem di la'alo chayishina. E Rabbeinu Menachem ha risposto a Rabbeinu Tam, su questo sono d'accordo che non dobbiamo arrivare a temere una cosa del genere. Shema Yekadesh, che il padre possa in futuro destinarla in moglie a qualcun altro. Scusatemi. Ve'eshiv Rabbeinu Menachem di Alo Chayshin. A questo noi non badiamo. Shema Yekadesh Amrinan, ho letto male. Shema Kidesh lo Amrinan. Se si tratta di temere che in futuro il padre possa destinarla in sposa a qualcun altro, sono d'accordo. Amrina. Shema Kidesh lo Amrina. Ma temere che il padre possa averla già destinata in moglie a qualcun altro, questo noi non lo diciamo. Dichia Igavna Amar Perek Kolaget. Perché un ragionamento simile troviamo nel Perek Kolaget, la fonte che abbiamo appena studiato, le shemma met lo chayshinan, le shemma yamut tannaei, ve kaimalan ke rabbi yossi de faliga le de rabbi meir, ve amar chayshinan, le shemma yamut. De rabbi meir ve rabbi yossi, alacha ke rabbi yossi. In Gittin abbiamo trovato una distinzione simile. Shemma met, che il marito possa già essere morto, non lo temiamo, ma che il marito possa morire in futuro, sì che lo temiamo. E dicono qui le Tosafot che le shemma met lo chayshinan, mentre le shemma yamut, anche questo in realtà, dicono qui le Tosafot, è una machloket fra Tannaim, fra Rabbi Meir e Rabbi Yossi. Rabbi Meir dice chayshinan le shemma yamut, dunque le kaimalan ke Rabbi Yossi, dice, e ci risulta che la halakha sia secondo Rabbi Yossi de falig alei de Rabbi Meir, che è in contrasto con Rabbi Meir, il quale Rabbi Yossi dice
Chayshinan leshem hayamut, come abbiamo visto, anche se non a nome di Rabbi Yossi, abbiamo visto a nome di Rabà, che se si tratta di temere che in futuro il marito possa morire, questo sì che chayshina. De Rabbi Yossi, de Rabbi Meir e Rabbi Yossi, alacha che Rabbi Yossi. Rabbi Meir evidentemente la pensa diversamente anche su questo punto, ma fra Rabbi Meir e Rabbi Yossi l'alacha viene fissata secondo Rabbi Yossi. Per cui, leshem mamet kvar lo chayshinan, leshem hayamut ken chayshinan. Dove sta? Al ze amar Rabbeinu Tam, a questo proposito dice Rabbeinu Tam, de asta de atet le achei, una volta che sei arrivato a questo argomento, af ke shehi ktana muteret, anche quando la sposa è una bambina, resta permessa, cioè il matrimonio è valido, de chevan de lo chayshinan shem makidesh, imken hi muteret le olam. Dal momento che non temiamo che il padre possa averla già sposata con un altro uomo, a questo punto partiamo dal presupposto che lei abbia una chazakah di non essere stata sposata dal padre altri, e quindi il matrimonio che lei fa qui è valido in ogni caso. De chol sha'a v'sha'a yeshlan lomar de adain lo kidesh. Perché? Perché ogni ora che passa noi possiamo ancora dire che il padre non l'ha destinata in moglie a qualcun altro. Va fillu chayishat shema yekadesh. E anche qualora tu tema che il padre possa farlo in futuro, come si è detto, o il vechol sha'a yesh lomar adain lo kidesh, dal momento che ogni ora che passa noi possiamo ancora dire che non l'ha destinata in moglie ad un altro uomo, mut'eret yetzlo, può convivere col marito che lei si è scelta qui. Il matrimonio, cioè, in questo caso è valido. Velo dame le shema yamut, e non è paragonabile al caso del shema yamut, del marito che possa morire in futuro. De atam maire she asare tishto bitruma, che she aget chal sha'a achat lifnei mitato. Perché lì si parla di un marito Cohen che proibisce alla propria moglie di mangiare la teruma una volta che il get, secondo le sue parole, ha valore un'ora prima della sua morte, veicale meimar de miyad yamut, e lì sì che possiamo dire che potrebbe morire da un momento all'altro. In quel caso nimza de chol sha'a asura le'echol bitruma, in quel caso ogni ora che passa lei è già, ha già la proibizione di mangiare la teruma, veicale meimar de miyad yamut, perché possiamo sostenere che in qualsiasi momento in futuro potrebbe morire. Aval acha de ena asura ad sheyachulu hakedushim shekidesh abia, ma qui che non è proibita finché non entrano in vigore i kiddushin che il padre ha fatto per lei da un'altra parte, kol sha'a ika lemeimar adain lo chalu hakedushim. Qui possiamo fare il ragionamento uguale e contrario e dire che ogni ora che passa i kiddushin del padre non sono ancora avvenuti, kide perashti, come ho già spiegato. Ve'evi Rabbeinu Tam re'aya me'alachot gedolot sheperesh be'ilchot kiddushin ktana de'ita le'avia bimdinat hayam ve'in savta imma she'el tahada. Cosa dice qui? Non riesco a leggere. Milta. Se elta ad amilta kamei de Rabbanan. Rabbeinu Tam porta una prova da un altro testo di Halakha, le Halakhot Gedolot, che ha spiegato nelle Ilkhot Kiddushin a proposito di una ketana il cui padre è andato nella Medinat Hayam, è partito per un paese lontano e la mamma l'ha fatta sposare, è arrivata una she'elà su questo argomento di fronte ai chachamim ve'amru, e le halachot gedolot riporta la risposta di questi chachamim che hanno detto
Shapir Avdat Imma. Bene ha fatto la mamma, cioè il matrimonio è valido. Tenisuin Takinu Liktana. Perché i Chachamim hanno stabilito che ci possa essere questo tipo di matrimonio Miderabanan per la Ketana. Im itei leav mekadsha kidushin min haTorah. Se ci fosse il padre, sarebbe il padre a provvedere al suo matrimonio e questo matrimonio sarebbe valido secondo la Torah. Ve ilei tei min seva betikul chachamim. E se invece il padre non c'è, lei può sposarsi secondo la takanat chachamim. Ulchi gadla gad lenisuin bada. E quando cresce, crescono anche i nisuin con lei, cioè il matrimonio passa automaticamente dall'essere un matrimonio Miderabanan a un matrimonio Deoraita se lei non ha fatto il miun. Ulchi ate av, e quando arriva il padre, lo tzarich le kadesha, non deve più provvedere a nuovi kidushi. Quindi qual è il senso del discorso? Il senso del discorso è che in linea di principio, secondo le Tosafot, lo hosheshin le ritsui me'av. Non temiamo che il padre possa aver convalidato il matrimonio della figlia a posteriori. Ma poi si passa a parlare di un caso legato, che non è esattamente questo, e cioè se un padre assente ancorché in vita può essere considerato la stregua di un padre morto. E su questo l'opinione di Rabbeinu Tam è sostanzialmente di sì. Per cui si può procedere a un matrimonio per iniziativa di lei o della mamma, che è un matrimonio di Rabbanan, e se il padre torna non c'è poi bisogno di un nuovo matrimonio. Questa è in sostanza la questione. Ok. Non so se sono stato chiaro. Sì, per me sì. È un lungo Tosafot anche in alcuni punti ripetuto, però insomma questo evidentemente è il messaggio. Va bene. Allora interrompo la registrazione. Se il padre c'è e non si esprime, il matrimonio non è considerato valido. Ma se non c'è, lo è invece. Se è morto, non ne parliamo. Se non c'è, lei ha diritto di sposarsi per non rimanere da sola, per non finire sulla strada. E come i Chachamim riconoscono questo diritto alla madre nei confronti della figlia, considerano valido anche il matrimonio fatto dalla figlia, evidentemente. Zach Baruch. Interrompo, eh?